Wedi, Armando rompe il silenzio su Ida Alessandro, sono bellissimi, io non ci credevo. Armando incarnato non ha avuto un bel rapporto con Alessandro Vicinanza nella trasmissione di Canale 5. Nella serata di domenica 27 novembre, il cavaliere partenopeo di Uomini e Donne ha spiazzato i suoi follower su Instagram, pubblicando alcune storie, in compagnia di Ida Platano e del suo fidanzato, Armando. Pertanto, ha messo da parte le divergenze con l'imprenditore salernitano e ha fatto gli auguri alla nuova coppia, nata nel dating show di Maria De Filippi. Ida e Alessandro continuano la loro frequentazione, lontano dalle telecamere. Nelle recenti puntate di Uomini e Donne, Platano e Vicinanza hanno lasciato lo studio del programma di Canale 5 per vivere la loro storia d'amore, senza intromissioni. Nel corso della loro conoscenza, la dama e il suo compagno, oltre ad avere discussioni con Riccardo Guarnieri, hanno avuto divergenze con Armando. Nella serata del 27 novembre, però, i tre protagonisti del parterre over hanno fatto pace e hanno cenato insieme. Incarnato ha condiviso qualche filmato con i suoi follower, mentre era in compagnia di Ida e Alessandro. Attraverso le storie Instagram di Ida Platano, condivise anche da Armando, è stato possibile vedere i tre protagonisti di Uomini e Donne in un ristorante salernitano. Incarnato, in quell'occasione, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui suoi amici, rivelando, questi ragazzi sono bellissimi, io non ci credevo, vi posso dire che è la verità e la cosa più bella è che questa coppia nasce a Natale. Sembrerebbe, pertanto, che Armando sia stato felice della scelta di Ida. Inoltre, in base all'affiatamento mostrato nei video condivisi sui social, Incarnato ha cambiato opinione sul conto di Alessandro e ha dato la sua benedizione alla coppia nata Uomini e Donne. Se da un lato Ida e Alessandro hanno preferito vivere la loro storia d'amore lontano dalle telecamere, dall'altro lato, Armando Incarnato è ancora single e sta cercando la sua dolce metà nello studio di Uomini e Donne. Al momento, il cavaliere partenopeo non ha trovato ancora la donna della sua vita e nell'edizione 2022-2023 non è riuscito ancora a incontrare la donna giusta. Nelle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi, Platano e Vicinanza torneranno per raccontare come sta andando la loro frequentazione. Al momento, la coppia sta vivendo la relazione a distanza, perché Ida continua a vivere e lavorare a Brescia, mentre Alessandro abita a Salerno. I due innamorati, però, riescono a vedersi spesso, come dimostrato dalle loro storie Instagram.